Mattina, alle prime luci dell'alba a Reggio Calabria, nonché anche nelle province di Cosenza, Milano, Varese Como, Livorno, Firenze e Udine, i carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica Distrettuale Antimafia di Reggio, diretta al Procuratore Giovanni Bombardieri, nell'ambito dell'operazione denominata Metameria, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale del Capoluogo nei confronti di 28 persone ritenute responsabili in particolare di associazioni di tipo mafioso estorsioni, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di beni e valori è gravato dall'agevolazione mafiosa. Il provvedimento è scaturito all'esso di una complessa attività investigativa già avviata dai carabinieri nel 2018, diretta da sostituti Procuratori Stefano Musolino, Walter Ignazzitto e Giovanni Calamita, che ha consentito di acclarare la radicata e attuale operatività di capi e gregari delle principali associazioni per delinquere di tipo mafioso che operano nel territorio del Mandamento Centro. In particolare le indagini hanno avuto origine dalle evidenze investigative emerse l'indomani della modifica della condizione detentiva dal carcere domiciliare del capo ed organizzatore storico dell'articolazione territoriale di Indrangheta, nota come Cosca Barresa, che opera nel quartiere Pellaro, Bocale ed aree limitrofe del quadrante sud di Reggio Calabria. Il capo, ritornato sul territorio, forte della fama criminale e dalla capacità di assoggettare, ha ribadito il suo loro diverso alla consorteria mafiosa, assumendo così la responsabilità e il comando del gruppo. Impartendo così ordini alla Cosca, dando indicazioni operative agli associati, sfruttando la solidale complessività, e del supporto logistico per eludere le prescrizioni connesse alla sua condizione di detenuto domiciliare, pianificando l'esecuzione e le esazioni e la distribuzione dei proventi estorsivi, sono stati anche individuati rapporti di cointeresse criminale nell'andrangheta di Pellaro e dei rappresentanti al vertice di tutte le maggiori articolazioni dell'andrangheta regine, quali il clan L'Abbate e poi ancora i Condello e De Stefano. Inoltre, la stessa attività d'indagine ha riscontrato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Mario Gennaro, e Vincenzo Cristiano ed ancora Roberto Lucibello, a cui si sono aggiunte quelle del collaboratorio Mario Kindemi, Fabio e Francesco Berna ed ancora Giuseppe Stefano, Tito Liuzzo e Roberto Moio. Le investigazioni sono state espletate mediante l'attività di intercettazione telefonica ed ambientale ed hanno avuto l'oggetto l'accertamento dell'attuale assetto organizzativo e la perdurante operatività della potente indrangheta di archi della cosca Condello. Più nello specifico sono stati svolti mirati approfondimenti per accertare su alcuni settori economici che la suddetta organizzazione mafiosa e criminale rivolge i propri interessi. L'attento monitoraggio investigativo ha consentito, peraltro, di acquisire gravi indizi di colpevolezza comprovanti il reato di trasferimento fraudolento di valori, realizzato attraverso la fittizia intestazione di alcune aziende o rami d'azienda governate in materia occulta dalla Cosca Gondello. In particolare è emersa la vicenda che riguarda l'alienazione del Parco Automezzi e La Leoni SPA in liquidazione, condizionato dagli interessi mafiosi della Cosca Gondello De Stefano. È emerso anche il coinvolgimento di un altro imprenditore che opera nel settore turistico alberghiero nel comune di Scalea e zone limitrofe, i cui approfondimenti investigativi hanno permesso di svelare duraturi e costanti rapporti economici criminali con esponenti della Cosca Condello. L'intera attività ha consentito di porre sotto sequestro otto imprese che operano nei settori dell'edilizia e degli impianti elettrici e poi ancora officine meccaniche per mezzi pesanti, pulizia autospurgo, gestione lidi e strutture ricettive, riparazione di autoveicoli, i cui beni strumentali hanno un valore complessivo di circa 6 milioni di euro. Alla fine sono stati arrestati 28 persone, 25 sono stati condotti in carcere, 3 ai rispettivi domicili.